Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash, delle ore 18 andiamo con le ultime notizie. Il ceppo inglese del Covid-19 è già atterrato nel nostro paese ben prima che Luigi Di Maio, ministro degli esteri, decidesse di chiudere il tratto aereo con la Gran Bretagna. La rinomata variante inglese è una mutazione del virus che, per ora dicono gli esperti, è sì più contagiosa ma non più letale e dalle prime indagini in campo medico-scientifico i vaccini non dovrebbero avere problemi nel proteggere anche dalle mutazioni del coronavirus. Ma intanto il governo e non solo prende le contromisure. In Campania era stata disposta ieri una mattinata di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che fossero atterrati alla Gran Bretagna prima del blocco della circolazione con il paese di Boris Johnson che, preoccupato al nuovo incremento dei contagi, ha annunciato un nuovo lockdown generale natalizio che ha provocato fughe di massa da Londra verso le campagne, un film già visto, il terrore che ricominci tutto dal principio, proprio ad un passo dalla vaccinazione di massa. Un caso sospetto della nuova variante del Covid-19 si trova a Bari, è all'esame delle autorità sanitarie pugliesi e riguarda una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre. La giovane sottoposta a tampone nel capoluogo pugliese è risultata positiva al Covid-19. Intanto è stata avviata allo Spallanzani di Roma la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante inglese. Sta bene la ragazza ed è asintomatica, risultata positiva alla variante britannica. Da quanto si apprende la donna non è ricoverata ma in isolamento con il compagno nella loro abitazione romana. Quest'ultimo di origini britanniche è anche lui risultato positivo e asintomatico ed era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito. La sua compagna invece ha una forte carica virale, elemento quest'ultimo che avrebbe aiutato a sequenziare il genoma del Covid-19 con la variante riscontrata nelle ultime settimane diversa. Per questo le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i paesi europei devono analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova variante. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite in modo da testarli, isolarli e tracciare i loro contatti. È l'invito che arriva a tutti i paesi europei dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris torna sulla decisione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca di mantenere la zona arancione fino al 23 dicembre. Ci vuole rispetto per le persone, i cittadini non sono sudditi. Dopo giorni di anticipazioni, venerdì il governo ha annunciato le nuove misure per il Natale, zona rossa con intervallo di quella arancione. Lo stesso governo prevede la zona gialla in Campania, che era prima arancione, dal 20 al 23 dicembre. Quindi bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub si preparano ad aprire dopo settimane di chiusure, sistemano i locali, richiamano il personale, coprono le mancanze e comprano le materie prime. Noi prepariamo un'ordinanza per consentire alle forze di polizia di intervenire meglio in casi di assembramenti in modo da garantire circolazione delle persone e funzionalità delle attività commerciali. Dopo 24 ore dalla decisione del governo, senza avvisare nessuno, arriva l'immancabile ordinanza del presidente della regione Campania che istituisce nuovamente la zona arancione. Eppure nei giorni scorsi ci sono stati più incontri tra governo e regioni. Uno stabilisce una linea, l'altro la rinnega. In mezzo i cittadini. Siamo alla schizofrenia istituzionale. Davvero non ci meritavamo tutto questo in un Natale già triste ed amaro, ha concluso così il primo cittadino napoletano. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemica in terra di lavoro. Nella giornata del 21 dicembre si certificano 98 nuovi positivi al Covid-19, un deceduto e 345 nuovi guariti. I tamponi processati sono stati 1049 per un tasso di positività pari al 9,3%. La città che fa registrare il numero di attuali positivi maggiore è Aversa con 414, seguita da Marcianise con 386 e Caserta con 304. Serata amara per il peggior Napoli della stagione che crolla sul campo della Lazio, sotto per 2-0 con le reti di Immobile Luis Alberto e sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis. La squadra di Gattuso per la prima volta non è mai entrata in partita, arrendevole sin dalle prime battute e ha cancellato quanto di buono fatto vedere nella precedente gara a San Siro contro l'Inter. Ancora alle prese con i fastidi all'occhio, Rino Gattuso deve lasciare il post partita al vice Riccio, ma la sua reazione non tarda ad arrivare. Dall'allenamento pomeridiano di quest'oggi la squadra resterà in ritiro al centro tecnico di Castel Volturno fino alla gara di mercoledì
contro il Torino, una sfida che Gattuso affronterà senza Mertens e Osimhen, con il rientrante in capitano Insigne, senza Koulibaly e Lozano, assenze di rilievo che hanno cambiato il volto alla squadra anche durante la partita di ieri. Intanto sono arrivate poco fa notizie riguardanti gli esami di Koulibaly e Lozano. Per Koulibaly, distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro, almeno 10 giorni di stop, verrà rivalutato dopo le festività. Lozano invece ha riportato un forte trauma contusivo alla caviglia con interessamento dei peronieri. Per lui invece ci sarà una valutazione del caso giorno dopo giorno, certa la sua assenza contro il Torino. Umore diverso invece in casa a Benevento, gli uomini di Inzaghi sorridono e superano l'esame salvezza al Vigorito contro il Genoa. La sblocca Roberto Insigne ad inizio secondo tempo, poi Marco Sau dal dischetto nel finale sigla il 2-0 definitivo. Chiudiamo sempre con il calcio perché si accendono i riflettori dello sport sul caso Casertana, che ieri è crollata al Pinto 3-0 contro la Viterbese, inevitabilmente in un pomeriggio nero per la storia di questo sport. I falchetti contavano infatti 18 positivi al Covid-19 e hanno giocato sin dal primo minuto in 9 uomini. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente D'Agostino e del mister Federico Guidi. Una cosa scandalosa, vergognosa, mi vergogno di far parte di questa Lega. Se questo è il calcio, vuol dire che io non c'entro niente. Mi dispiace, mi sento deluso, offeso e preso in giro dalla Lega, da tutti. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa pazzesca, ci hanno fatto fare sette volte i tamponi in una settimana per far sì che arrivavamo a domenica a giocare in 9. Me ne vergogno e chiedo scusa a nome di tutti, di Caserta, della società, di casertani e dei tifosi, però purtroppo siamo rappresentati male. Anzi, malissimo. Prendo le distanze da queste persone, quindi farò anche le mie valutazioni e a breve comunicherò le mie intenzioni. Vorrei anche dire qualche cosa al presidente. Quale presidente? A quel signore che è andato via. Ha messo a rischio che poteva succede veramente un focolaio. Io spero non sia successo niente. Tre dei nostri calciatori si sono sentiti male prima della partita, quindi abbiamo tenuto opportuno fargli fare il tampone. Quindi il tampone no, sì, credo di sì. Quindi il tampone ci avevano dato 40-50 minuti per avere l'esito. I ragazzi hanno dovuto giocare. Quindi abbiamo giocato con tre ragazzi ipoteticamente positivi. Io spero che quando ci daranno i risultati sono negativi, ma per loro, non per, né per la Lega né per il suo presidente, che è un caino. Li ha mandati a morire. Allora, qui non ha più senso parlare di calcio. Qui bisogna avere una visione più grande. E purtroppo ho assistito a delle scene, ho ascoltato delle parole veramente pessime che hanno anteposto gli interessi personali invece del bene comune e la salute. Il momento del paese è difficile, ed è difficile per tutti quanti. Tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo dei bambini. E sentir dire da un dirigente della Viterbese che no, noi dobbiamo andare in campo perché non siamo noi a dover scegliere se giocare o no. Beh, ecco, forse in quelle parole esiste l'uomo che lo riempie, che non è un uomo. E mi ha preso per esempio la partita che ha vissuto con la Vibonese, dove il focolaio che ha vissuto della Viterbese è andato a Vibo perché la Lega l'ha mandata a Vibo Valencia a giocare, è scoppiato un focolaio. Tra l'altro il presidente della Vibonese è stato malissimo, ricoverato all'ospedale. Nonostante ci fosse passato, ha voluto giocare perché era una partita troppo importante in chiave salvezza. Ecco, su queste parole, quando uno antepone i propri interessi,
invece che alla salute dei suoi ragazzi, alla salute dei suoi giocatori, alla salute della propria famiglia, vuol dire che a malincuore devo essere oggi scurrile. È un uomo di merda. È un uomo di merda. Che non è giusto. Tre giocatori sono scesi in campo che stavano male. Se succede qualcosa andrebbe querelato. E allo stesso tempo la Lega chi ha tutelato? Nessuno! Nessuno! Ed è andato via! Ha avuto il coraggio anche di andare via! Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci! Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.